Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che si apre parlando di economia. Presentato oggi a Pescara il decalogo di CGIL, CISL e UIL. Si tratta di un documento che riguarda una politica unitaria che metta al centro lo sviluppo economico e sociale dell'Abruzzo. Il documento individua proposte e priorità per una ripresa economica, produttiva ed occupazionale dell'Abruzzo in tutti i settori e in tutti i territori. I sindacati rilanciano anche un confronto con il futuro governo regionale sulla base degli obiettivi e delle priorità appunto del documento. Sentiamo Paolo Renzetti. Ho sentito in campagna elettorale tutti i candidati presidenti esprimersi sull'elemento del lavoro come elemento cardine e principale della propria azione politica ed amministrativa. Noi riteniamo che su questo tema dobbiamo spingere tutti fortemente per far recuperare all'Abruzzo quel gap che in questi periodi, in questi anni si sono persi, vuoi per la crisi nazionale, internazionale, vuoi per il terremoto, per tutta una serie di questioni. Il tema del lavoro è anche al centro di questo documento ed è al centro del dibattito che noi vorremmo fare con il prossimo Presidente della Giunta e la sua Giunta. Di approvare il PEF per le autostrade A24 e A25, la messa in sicurezza e anche il caro pedaggio, mettere le risorse necessarie al trasporto pubblico, le aree interne, la sanità e il sociale. Sulla sanità abbiamo una grave carenza di personale sanitario negli ospedali, abbiamo bisogno di più medici nel territorio, di abbattere le liste di attesa e sul sociale di dare risorse per curare le fragilità, quindi le persone anziane e i disabili. La programmazione è alla base di quelle che possono essere le scelte della futura politica regionale. Strumenti di programmazione che noi riteniamo validi, da aggiornare sicuramente, ma che sono alla base di una politica industriale omogenea e organica. Per fare questo, ragionare in termini di una verifica e di una cantierabilità del masterplan, del patto per lo sviluppo, della carta di Pescara, ma noi diciamo anche dell'attuazione di quella ZES, zona economica speciale, che può avere linee strategiche importanti per l'Abruzzo, sono alla base della crescita, dello sviluppo e dell'occupazione della nostra regione. E restiamo in tema di crescita ed occupazione perché ci sono dati ancora una volta negativi per le microimprese artigiane abruzzesi. La CNA chiede interventi urgenti al prossimo governo regionale. 515 microimprese in meno, metà delle quali nel comparto dell'edilizia. Si chiude in negativo il 2018 dell'artigianato abruzzese, ormai malato cronico dell'economia regionale. Secondo l'analisi condotta per la CNA Abruzzo da Aldo Ronci su dati di Movimprese, nel 2018 le iscrizioni ammontavano a 1604, le cessazioni a 2119, con una differenza negativa dell'1,67% contro l'1,0% uno italiano. Tra le province abruzzesi a soffrire di più è quella di Chieti, poi L'Aquila e Teramo con cali rispettivamente di 146, 141 e 132 unità. In modo un po' più tenue il calo si registra anche nel pescarese, dove il saldo negativo si attesta a quota 96. Il quadro è ancora più chiaro, precisa la CNA, guardando i diversi settori economici. A spingere verso il basso la microimpresa e l'artigianato e soprattutto il comparto delle costruzioni, meno 256 unità, ben 104 localizzate nel più grande cantiere d'Europa, ovvero l'Aquilano, contro le 97 del manifatturiero, le 58 della ristorazione, le 56 dei trasporti e le 16 dell'autoriparazione. Segno più invece per i servizi alla persona, più 33, pulizie e giardinaggio, più 11. Eppure artigianato e microimpresa restano in Abruzzo il più vasto giacimento di occupati, dice ancora la relazione della CNA, perché rappresentano il 96% del totale e impiegano il 56% degli occupati, mentre in Italia rappresentano il 95% impiegando il 45%. La legge di bilancio 2019, commenta l'associazione di categoria, ha stabilito che fino al 31 di dicembre prossimo il nuovo tetto per gli appalti ad affidamento diretto da parte dei sindaci passi da 40 a 150 mila euro. In pratica i comuni decideranno direttamente su contratti fino a questo tetto senza dover motivare la scelta e senza competizione tra aziende.
Con la misura si prevede di sbloccare lavori per 6-7 miliardi. Si tratta di una misura che potrebbe favorire la microimpresa, continua ancora la CNA, anche se ovviamente occorrerà controllare la trasparenza degli affidamenti e delle procedure. Quanto all'Abruzzo, che si avvia al voto, prosegue ancora l'associazione di categoria, abbiamo sottoposto all'attenzione dei candidati in campo un pacchetto di misure e di provvedimenti, dal credito alla trasmissione d'impresa, dagli aiuti per l'internazionalizzazione allo sviluppo della digitalizzazione, che a nostro avviso, dice sempre CNA, possono aiutare l'artigianato abruzzese in sofferenza. E a questo proposito il candidato presidente del centrosinistra Giovanni Legnini questa mattina ha presentato il pacchetto di provvedimenti che riguarda proprio il lavoro, provvedimenti soprattutto a favore dei più giovani. Tra queste misure figurano anche quelle denominate Torno in Abruzzo e Mi Formo e Torno, con risorse tratte dal Fondo Sociale Europeo, rimodulando i 30 milioni di euro disponibili. Sentiamo. Un grande investimento per i prossimi due anni per concretizzare la nostra priorità, quello del lavoro per i giovani. Alcune misure innovative, quelle che vogliamo chiamare Torna in Abruzzo, un incentivo alle imprese che assumono i ragazzi e le ragazze che stanno facendo un'esperienza di lavoro formativa all'estero e che vogliono tornare in Italia. Un'altra misura, Mi Formo e Torno, i ragazzi e le ragazze che vogliono fare un'esperienza lavorativa in altre regioni o di formazione in altre regioni all'estero e che vogliono tornare in Abruzzo, noi prevediamo un contributo per i giovani e per le imprese che poi le assumeranno, e poi la trasformazione dei rapporti di lavoro determinato a tempo indeterminato, incentivando quindi occupazione stabile sia per i giovani, per le nuove assunzioni, anche sia per coloro che hanno più di 35 anni e che hanno perso lavoro. Verrà il Presidente della Regione Toscana, verrà anche il Presidente Zingaretti domani, sono segni di solidarietà, di sostegno, di interesse che a me onorano e che accolgo con piacere. In quanto Presidenti delle Regioni io ho voluto impostare la mia campagna elettorale nel segno dell'autonomia della nostra Regione, della possibilità che io assuma impegni direttamente, della possibilità che poi possa mantenerli, del protagonismo delle liste civiche, di quelle più politiche che abbiamo promosso e di ogni candidato. Gli altri invece, come sappiamo, stanno conducendo una campagna elettorale in ombra, all'ombra di ministri che vengono a fare propaganda, passerelle, di ministri che non assumono nessun impegno per la nostra regione, e anzi i miei competitori, i candidati delle altre liste si manifestano sempre più come accompagnatori dei ministri, non come soggetti che si propongono all'elettorato, ai cittadini abruzzesi, assumono impegni direttamente per gli abruzzesi. Adesso andiamo all'Aquila, perché in mattinata c'è stato un nuovo movimento tellurico che ha interessato non solo il capoluogo ma anche le zone limitrofe. Sentiamo. Paura in città e nei comuni limitrofi questa mattina a causa di una scossa di terremoto avvertita distintamente dalla popolazione. 3.4 con epicentro a Pizzoli poco dopo le 9. Gli studenti sono fatti uscire dalle scuole cittadine dei comuni vicini, anche dai MUSP per precauzione, e soltanto successivamente sono stati fatti rientrare. Lezioni sospese momentaneamente anche all'Università dell'Aquila, con studenti e personale fuori. Anche al Tribunale i dipendenti, gli avvocati e i giudici sono usciti fuori solo momentaneamente. Apprensione chiaramente del comune di Pizzoli, dove la scossa ha spaventato non poco i cittadini. Fortunatamente non ci sono stati danni. Di certo, se le scosse dovessero continuare, ma non se lo augura nessuno, il comune attiverà tutte le procedure, in particolar modo il COC. Allora, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, invece, ha detto che non sono pervenute segnalazioni di danni a persone o cose alla sala operativa del comune, al comando dei vigili del fuoco e all'ufficio scolastico provinciale. Le scuole del territorio comunale e l'università, come si diceva comunque, hanno attivato tutte le procedure previste dai rispettivi piani di emergenza e l'ospedale regionale San Salvatore ha proseguito regolarmente tutte le sue attività.
La Regione Abruzzo ha presentato un nuovo avviso pubblico che prevede fattibilità di progetti di investimento sul fronte della produzione di energia da fonti rinnovabili e l'efficientamento energetico. Saranno 10 milioni di euro a disposizione. Nella stessa conferenza stampa il presidente vicario della Regione Giovanni Logli ha esposto gli esiti dell'avviso pubblico del fondo microcredito relativo alla misura Crescita Più, che ha riguardato 126 imprese. Noi abbiamo pubblicato oggi il bando con gli ultimi soldi del FESR non ancora assegnati. Con questo praticamente abbiamo assegnato tutti i fondi del FESR e mancano semplicemente due linee per circa 15 milioni di euro complessivamente, che sono bloccati, diciamo, da decisioni nazionali. Questi ultimi 10 milioni li abbiamo messi su una linea importantissima, che è un bando per l'efficientamento energetico delle imprese, cioè le imprese che vogliono migliorare il loro attività energetica, il che, come è noto, corrisponde prima di tutto alla strategia, che è la carta di Pescara, che è la strategia industriale di questa regione, che è la sostenibilità, ma tra l'altro segnala una occasione unica, perché contemporaneamente migliora, diciamo, le emissioni in atmosfera e quindi migliora la vita di noi tutti, ma nello stesso tempo migliora per le imprese la propria competitività, perché oggi il costo dell'energia per le imprese italiane ed abruzzesi ha un delta del 30% rispetto alle imprese concorrenti di Francia, di Germania, e quindi fare un impianto di cogenerazione, qualunque altro impianto fotovoltaico, qualunque altro risparmio energetico, è un grande fattore di competitività. E oggi siamo stati in grado di dare il primo esito del revolving, cioè del secondo ciclo del microcredito. Secondo ciclo, perché il microcredito per i 46 milioni ha svolto il suo primo ciclo, i soldi sono stati restituiti da quelli che li avevano utilizzati, e voi sapete, lo abbiamo annunciato, che mentre nella prima fase davamo 25.000 euro diciamo senza garanzia a chiunque, in questa seconda fase abbiamo diverse linee, una che continua a dare nuove 25.000 euro a chiunque lo richiedesse, ma a quelli che già hanno fatto il primo ciclo e quindi hanno dimostrato di avere una particolare efficienza nella propria attività, diamo la possibilità di crescere con una pezzatura superiore, cioè diamo loro da 30 a 50.000 euro. Hanno risposto 125 imprese, o meglio, hanno risposto più imprese, quasi il doppio, ma ne abbiamo ammessi a finanziamento 126. Siccome c'era la possibilità per le imprese che lo volessero di avere anche un pezzo a fondo perduto, ma solo per quelle che si impegnavano a assumere a tempo indeterminato o a stabilizzare un lavoratore, bene, l'11% di queste imprese hanno dichiarato, hanno fatto questa scelta e hanno quindi dichiarato 45 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e 10 stabilizzazioni, quindi 55 abruzzesi andranno a lavorare a tempo indeterminato. Andiamo avanti con una notizia di cronaca che arriva da Lanciano, dove un 22enne è stato accoltellato all'alba nel centro storico mentre tentava di dividere due giovani che litigavano all'uscita da un locale. Durante la colluttazione il ragazzo è stato colpito con un coltello al fianco sinistro, poi trasportato con una profonda ferita alla milza in ospedale. È stato sottoposto all'intervento chirurgico, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L'episodio è sotto indagine da parte dei carabinieri. L'arma che ha ferito il giovane non è stata trovata. I militari stanno ascoltando anche le testimonianze per cercare di ricostruire al meglio i fatti. Andiamo avanti e torniamo all'Aquila, dove le classi del liceo classico sono state riunite in un unico MUSP in attesa della realizzazione della nuova sede unica che dovrebbe sorgere nell'area dell'ex caserma Rossi, ma ovviamente la strada è ancora molto lunga. Daniela Rosone. Da oggi il liceo classico Cotugno è accorpato in un'unica sede. Le classi del corso C, infatti, che erano ubicate presso la scuola media Carducci, sono state spostate nella sede di via Madonna di Pettino, nel MUSP che era prima della dottrina cristiana. Grazie a lavori per circa 40.000 euro effettuati sulla struttura MUSP e all'acquisizione delle certificazioni di sicurezza antincendio, è stato possibile riunire così tutte le classi del liceo. A parlarne è stato il consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica, Vincenzo Calvisi. Questa soluzione ovviamente è una situazione transitoria
transitoria, ma è certamente migliorativa per tutti gli studenti e per il personale. Proseguono intanto i lavori nella sede di via Leonardo da Vinci a Piettino. L'obiettivo è farla tornare pienamente fruibile durante l'anno scolastico 2019-2020. Sono già in corso da settembre lavori per circa 1 milione di euro sui corpi F e G, quelli oggetto di ricorso al TAR. Per quanto riguarda invece gli altri corpi, A, C, D, E, sono già stati stanziati 350.000 euro, ma la provincia prevede che nel bilancio 2009 andranno stanziate ulteriori risorse, con l'obiettivo, al netto dei tempi della burocrazia, di riportare tutto il plesso alla piena fruibilità. Intanto, nel corso del 2019 sarà definito anche il protocollo d'intesa tra il Comune e la Provincia per l'utilizzo dell'area della Caserma Rossi. Ci sono infatti 13 milioni di euro per costruire la nuova scuola e fare una sede unica di tutti i licei del convitto Cotugno. Tra l'altro, il 5 ci sarà la sottoscrizione del protocollo tra il Comune dell'Aquila e l'Agenzia del Demanio, proprio per acquisire nel più breve tempo possibile l'area della Caserma Rossi. Adesso ci spostiamo in provincia di Chieti, sulla costa di Trabocchi sono iniziati i lavori per la posa da parte di ANAS dei guardrail in legno. Vediamo. L'ANAS ha iniziato in questi giorni i lavori che interessano alcuni tratti della strada statale 16 da Fossacesi a San Vito Marina, sulla parte della costiera che si affaccia sul mare, per sistemare delle barriere in legno e acciaio che andranno a sostituire i classici guardrail. Si tratta di un intervento che abbellirà ulteriormente una parte della costa dei Trabocchi tra le più belle e suggestive, circa 7 chilometri che si affacciano sul mare dalla vocazione turistica che in questi ultimi anni, complice il progetto della Via Verde, si intende alimentare. Soddisfazione è stata espressa dai sindaci di San Vito, Rocca San Giovanni e Fossacesia, che in un comunicato stampa hanno ringraziato pubblicamente ANAS Abruzzo per aver dato seguito ad un'idea sulla quale i primi cittadini sono stati coinvolti, trovandosi pienamente d'accordo. La scelta delle barriere in legno e acciaio è avvenuta nel rispetto dell'ambiente e arrederà la strada statale 16 seguendo l'esempio di altre famose strade costiere italiane. L'ANAS ha anche avviato interventi per lo sfalcio delle erbe per rendere la statale più sicura. E siamo così arrivati alla pagina dello sport, che apriamo come di consueto parlando del Pescara e dunque della Serie B. Martedì di ripresa degli allenamenti per il Delfino in vista della trasferta di Foggia domenica prossima, partita fissata alle ore 15, match nel quale saranno assenti gli squalificati Del Grosso e Gravion. In questi giorni biancazzurri invece devono assorbire la batosta di domenica scorsa. Il tecnico Pillon potrebbe cambiare l'assetto della squadra. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Una sconfitta come quella contro il Brescia, pesantissima nelle dimensioni, non può che lasciare il segno. 5 gol sul groppone sono davvero troppi, pur ammettendo la serata storta del direttore di gara. Sul Pescara si è abbattuto un vero e proprio ciclone e quando questo avviene c'è la necessità di ricomporre i pezzi per ripartire. Lo stesso Pepi Pillon dopo la partita è stato molto chiaro. È meglio resettare tutto. Ai ragazzi non posso dire, si sono impegnati fino all'ultimo, le responsabilità sono mie. Quando succedono queste situazioni, quando succede che la squadra subisce così tanti gol, vuol dire che anch'io ho sbagliato tatticamente qualcosa, me ne assumo in pieno le responsabilità. Se potesse tornare indietro, Pillon avrebbe giocato a specchio la gara col Brescia, ovvero col 4-3-1-2, come poi ha fatto nel secondo tempo quando il Pescara ha creato palle gol e realizzato l'unica rete della serata, anche se le rondinelle a quel punto avevano la pancia piena. È il cosiddetto piano B, evocato in passato dal presidente Sebastiani, che Pillon ha comunque sempre avuto sin da inizio campionato, ma a partita in corso. Già a Cremona, prima di campionato, il Pescara, sotto di un gol, chiuse la gara con le due punte e Mancuso, al 94esimo, firmò 1-1, ma l'idea di partenza è stata sempre 4-3-3. Nel post Brescia Pillon ha utilizzato più volte il termine resettare, un'espressione che può tradire un cambio di fronte, un passaggio al nuovo modulo 4-3-1-2. Il solo Mancuso, fermo da 3 partite a quota 12 gol, non può bastare e visto che gli esterni non garantiscono reti, queste potrebbero arrivare anche da Monachello che, unica nota lieta di 2 sere fa, si è sbloccato dopo 3 mesi e mezzo di astinenza.
senza sottovalutare che in questo momento lo stimolo della novità può rappresentare un toccasana per il gruppo. C'è un paradosso, il cambio di modulo potrebbe avvenire dopo un mercato che ha diminuito il numero dei centrocampisti, da 7 a 6, ed ha aumentato quello degli esterni d'attacco, da 4 a 5, senza contare Mancuso. Giocatori che rischiano di venire così sacrificati sull'altare del nuovo modulo. Per il ruolo di trequartista il casting è aperto. Brugman, Marras, Del Sole sono stati già utilizzati nel ruolo. Secondo Pillon, anche Sottil può essere idoneo. Non è da scartare neanche il 3-5-2. Il Pescara in rosa ha giocatori ideali per la difesa 3, Campagnaro, Perrotta, Ciofani e un tutta fascia come il neoacquisto Pinto, che lo scorso anno si è esaltato con Cosmi. Nel pomeriggio odierno la ripresa degli allenamenti, ma da domani sarà più chiaro se Pillon si aprirà definitivamente al nuovo modulo. Quel che è certo è che a Foggia domenica non ci saranno per squalifica Gravillon e Del Grosso, mezza difesa titolare. Campagnaro e Ciofani si candidano per un posto allo Zaccheria. Andiamo avanti, ancora calcio, scendiamo di categoria, andiamo in Serie C. Novità in casa Teramo, ieri sera è stato trovato l'accordo per Gennaro Armeno, esterno mancino classe 1994, che andrà a rinforzare un settore che in questo momento non può contare sull'infortunato Celli. Anche Armeno è una vecchia conoscenza di Maurizi, che lo ha avuto a disposizione sia ad Ischia che a Reggio Calabria prima di essere svincolato dalla società Granata. Si è allenato in questi mesi con il Novara e ha sottoscritto questa mattina un contratto che lo legherà alla società biancorossa fino a giugno, primo allenamento per lui agli ordini dell'allenatore, con la possibilità di vederlo già in campo già sabato pomeriggio, quando i biancorossi al Bonolis se la vedranno con il Rimini in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Ancora in casa Teramo, nella seconda parte di stagione, i biancorossi potranno contare anche sull'apporto di Lis Gomis, il portiere arrivato nel mercato estivo e fuori per un brutto infortunio, adesso vuole dare il proprio contributo alla salvezza del Diavolo. Sentiamo. Per me, stando qua, posso aiutare la crescita di Lewandowski perché è un mio compagno e posso migliorare perché dentro non sono felice di star fuori, quindi devo dare il 100% per me e per la squadra. Quindi non dobbiamo pensare ai singoli, non pensare al collettivo in questo momento. Dobbiamo raggiungere un obiettivo. Secondo me chi sta fuori deve dare di più di chi gioca, perché deve far capire chi non gioca che deve andare al massimo in modo di arrivare all'obiettivo finale, che è la salvezza. Ma succede perché, contando che noi abbiamo giocatori di spessore caratteriale come Ivan fuori, quindi ci potete dare una mano su certe situazioni, perché avendo tanti ragazzi giovani alle prime esperienze, molte situazioni, avendo Speranza per esempio che ci manca come capitano, che sa leggere queste cose, non che Neb demeriti o Neb lo sta facendo in un grande modo, però se tu metti tutte queste situazioni insieme, molti blackout riusciremo a tirarli fuori e che non capiranno più. Sono stati mesi brutti, ma con l'aiuto anche della società sono stato sempre parte di questo gruppo. Io sono incavolato lo stesso, non Lewandowski, anche il difensore si incavola, anche il centrocampista, non è il singolo, è il gruppo che conta, quindi se la rabbia non deve avercela solo Lewandowski perché prende gol. Adesso andiamo in Serie D. Il direttore sportivo del Francavilla, Paolo D'Ercole, nonostante la sconfitta, è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi nella sfida contro la capolista Cesena. Il dirigente parla dell'obiettivo stagionale e torna anche sulla vicenda della gara da ripetere con il Campobasso. Sentiamo Ania Cantagalli. Direttore, perdere con il Cesena ci può stare, perdere in questo modo però magari fa un po' male. No, la squadra ha fatto un'ottima partita. Il primo tempo abbiamo sofferto un pochettino la loro forza, noi avevamo tante assenze, però i ragazzi poi hanno preso le misure e sinceramente il pareggio penso che sia il risultato più giusto, sarebbe stato il più giusto. Poi ci può stare a parte del gioco la dura legge del gol, questa volta ha premiato loro e non noi. E il Francavilla che si è visto oggi ti è piaciuto particolarmente, mi pare di capire? Assolutamente sì, i ragazzi hanno dato il massimo, hanno dato tutto. Alla fine potevamo forse anche vincere la partita con un paio di occasioni,
poi quell'infortunio che può capitare di uno dei giocatori più importanti che abbiamo, però fa parte, ripeto, fa parte del gioco. Faccio complimenti alla squadra, ha dato tutto e adesso continuiamo così perché possiamo ottenere il risultato pieno che vogliamo dall'inizio dell'anno. È una gara da recuperare, la zona playoff non è molto distante, l'obiettivo rimane quello? Sì, ma a prescindere dalla gara da recuperare, perché questa è una guerra più di carte, di avvocati, quindi noi dobbiamo annullarla mentalmente quella gara, noi dobbiamo soltanto pensare di giocare e domenica andare a fare il risultato pieno a Agnone. Pareggio per la Vastese sul campo del Forlì, un risultato utile alla squadra di Montani che cerca la permanenza nella categoria. Un punto positivo, come detto, e la stessa opinione l'ha anche il centrocampista Stefano Cappellupo, peraltro ex della gara del Morgagni. Sentiamo l'intervista di Roberta Di Sante. Cappellupo, tanti ricordi in questa partita, un po' di amarcord per te, sei rimasto comunque nel cuore dei tifosi del Forlì che ti hanno anche salutato dalla tribuna, una partita ben giocata soprattutto nel primo tempo. Sì, sono contento, è comunque emozionante ritornare a Forlì dove ho vissuto due anni bellissimi e niente, per quanto riguarda la partita è stata secondo me un pareggio, è il risultato più giusto, noi abbiamo fatto un buonissimo primo tempo dove sfortunatamente abbiamo preso sull'unico tiro forse il gol, poi devo dire che comunque il Forlì ha fatto un'ottima partita anche il secondo tempo, meritavano forse qualcosetta di più e niente, quindi il risultato credo che sia giusto. Montani ha parlato non tanto di un calo da parte della Vastese quanto di aver subito appunto il ritorno del Forlì nel corso della ripresa, tu sei d'accordo? Sì, poi loro hanno cambiato anche modulo, si sono messi 4-4-2 nel secondo tempo, quindi non siamo riusciti a trovare bene il bando della matassa e niente, ci sta, primo tempo noi, primo secondo tempo loro, succede nel calcio, per dare continuità al risultato di oggi dobbiamo andare a vincere in casa. C'erano anche delle assenze importanti nelle fila dei biancorossi che si spera di poter recuperare per le prossime partite che tra l'altro sono molto ravvicinate. Noi ci mancava il nostro quello che fa più gol, Leonetti, quindi è sicuramente un'assenza pesante perché sicuramente lui con i suoi guizzi nel primo tempo poteva ampliare il vantaggio, magari 2-3-0 sarebbe, perché ha queste caratteristiche qua. È tutto per questa prima edizione del TG6 che torna alle ore 19. Vi ringrazio per averci seguito. Prima di salutarci vi ricordo che se volete trovate online e on demand i nostri servizi sia sul sito www.tv6.it che sul nostro canale YouTube. E poi vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione Pro Teramo condotta da Jacopo Forcella per approfondire insomma tutti i temi che riguardano il Teramo. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.